Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Sofico De Goni, ospite della puntata di Verissimo del 5 ottobre, ha raccontato a Silvia Toffanin di come abbia ritrovato la serenità dopo la rottura con Alessandro Basciano, padre della sua bambina Celine. La ex geffina ha sottolineato come la sua vita sia ripartita grazie alla gioia di seguire la crescita della figlia e ha chiarito che il rapporto con l'ex compagno è ora improntato al rispetto reciproco e all'amore per la piccola. Sofia ha raccontato di come lei e Basciano abbiano deciso di mettere al centro l'interesse di Celine, che per loro è la priorità assoluta. Nonostante non siano più una coppia, i due si parlano, si vedono e organizzano cene insieme per il bene della bambina. La Codegoni ha sottolineato che l'amore può assumere diverse forme e che ora è tutto concentrato sulla felicità di Celine. La conduttrice ha chiesto se fosse vero che ci fosse stato un riavvicinamento con il DJ nei mesi passati, ma Sofia ha chiarito che al momento sono solo genitori che si vogliono bene e che le loro strade sono separate, seppur unite per la figlia. La influencer ha anche raccontato di uno spavento vissuto recentemente, quando Celine è finita in ospedale mentre lei era a Parigi per lavoro. Ma fortunatamente la situazione si è risolta positivamente. Sofia ha elogiato la sua bambina, definendola una gioia immensa, e ha sottolineato che, nonostante la giovane età, essere madre è stata la scelta migliore della sua vita. Ha anche ammesso di avere momenti da ventenne con le amiche, ma che alla fine è sempre la figlia a farle capire.